Noi siamo qui a Radio R 89.1, questo è Appuntamento con l'Arte e qui con me adesso ospite c'è una persona che è venuta già a trovarmi l'anno scorso ed è la scrittrice, ma tante altre cose direi, Maria Lampa. Ciao, oh, ciao a tutti. Ben trovata. Grazie per questo invito che ho gradito tantissimo. No, parlavamo di quantistica, perché Maria Lampa, dovete sapere che era già qui quando io intervistavo Clodès e quindi ha sentito tutta l'intervista e appunto io davanti alla quantistica mi sono arresa, però lei con una parola solo mi ha aperto anche lei, mi ha illuminato dicendo che la quantistica comunque è qualcosa che ti relaziona al mondo, no? Esatto. Al cosmo. La convinzione che siamo tutti parte dello stesso universo, dello stesso cosmo, quindi non c'è cosa, non c'è animale, non c'è oggetto, non c'è persona che non sia collegata con tutti gli altri esseri dello stesso cosmo e quindi da qui nasce e deriva la legge dell'attrazione, per cui nel marasma dell'universo alcune forze si attraggono di più, altre si respingono, dipende dal tipo di vibrazione di cui parlava Clodès. Ecco, la musicalità, il suono, sì, che perché noi ognuno abbiamo di noi ha un suono, una musica, una nota, una colonna sonora che si esprime attraverso il nostro camminare, il muoverci, il fare, lavorare, e questa colonna sonora, queste note vanno si relazionano con le altre, con l'universo, con e arrivano l'universo. Chissà dove. Allora Maria, parliamo un po' del perché sei qua, perché come ogni anno, da quanti anni ormai, cioè incontriamoci tra le righe, quest'anno sesta edizione. Anni, non sembra ieri che ho cominciato, invece già siamo arrivati alla sesta edizione. È una tua creatura, la organizzi tu e fai tutto tu praticamente, è allora una cosa molto bella e sarà, amici, domenica 19 ottobre a Castelfidardo presso il Class Hotel, giusto? Sì, esatto. Allora, non è che faccio tutto io, diciamo che l'idea è venuta a me e l'ho partorita io attraverso un sogno e un'esigenza, quindi racchiude il sogno di incontrare tante persone che avessero la stessa mia passione, ecco, mettiamoci nell'universo, sì, e ritrovi le persone che hanno qualcosa in comune, hanno la stessa passione, gli stessi desideri, quindi autori. È iniziata così col discorso di autori, gente che scrive e che poi pubblica o ama far conoscere quello che ha scritto. E il sogno, perché poi nel sogno era venuto fuori un'immagine che io vedevo tanta gente che veniva da ogni parte, ecco, l'universo non ha confini, che veniva da ogni parte e che non era solo un discorso di scrittura e di autori letterari di ogni genere, perché c'era la festa della cultura, intesa come cultura scritta, descritta e dimostrata, perché secondo me la cultura è su questo questo triangolo, diciamo, perché la cultura scritta è quella che vediamo scritta con i libri, opuscoli, informazioni di qualsiasi genere. La cultura descritta è quella che possiamo vedere attraverso la musica, attraverso i quadri, opere d'arte, sculture, eccetera, e cultura dimostrata è l'esperienza, la testimonianza delle persone. Quindi non è in questa manifestazione di incontriamoci tra le righe fanno da collante tra le persone, che perché poi abbiamo fotografi che espongono, pittori, parliamo, che infatti che è un evento, non è solamente un convegno basato sul quest'anno, no. Poi il tema è parole, gesti, linguaggio dell'esperienza, no? Sì. C'è altro, c'è proprio altri linguaggi, come per esempio l'arte visiva. Io l'anno scorso, quando sono venuta per la prima volta, c'era una mostra, no? Sì. Ecco, e anche poi il cibo, diciamo che c'è anche un pranzo. Eh no, sì, quello è importante perché poi nel 2015 si parla di questo, no? Nell'Expo, quindi il cibo è diventato proprio un elemento aggregante anche. Sì. Usato con questo scopo. E poi dopo ci saranno altri spettacoli musicali, forse c'è musica, c'è recitazione, ci sono delle premiazioni e c'è Sand Art, l'arte della sabbia, con Paola Ciano Saracini, che è diventata straordinariamente brava e ogni volta ci emoziona, e bisogna mettersi col cuore attento, con l'occhio attento, perché le immagini con la sabbia poi vengono continuamente cambiate, cancellate e rifatte sopra, quindi è questione di un attimo, devi carpire, carpe diem, carpire quell'immagine, quell'emozione e scriverla dentro al cuore, perché poi è un'altra.
E invece parliamo un attimo dei personaggi del convegno su questo tema, parole e gesti, no? Ecco, questa è una cosa anche abbastanza interessante, la parola legata sì. al gesto. Io poi che gesticolo molto, continuo a gesticolare. Non esistono quindi... parole senza gesti. Ah, ecco, cioè non, neanche le statue, te. No, no. Senti, abbiamo il solito Giancarlo Trapanese che ti segue da tanto, sempre, questo giornalista, da sempre, scrittore. Perché, sì, tra l'altro io quando ho avuto questa idea e ho sognato di trovarmi intorno a tanta gente in questa maniera, ho telefonato a Giancarlo e gli ho detto: ma Giancarlo, senti, mi è venuta un'idea, te la devo raccontare, ho sognato una roba. E lui mi ha detto: conoscendoti, pazza come sei, io penso che tu riesca a realizzarla, anche se, dice, ti rendi conto che è un'impresa mastodontica aprire a livello nazionale e ricercare, invitare i tanti autori, giornalisti, editori, distributori librari, eccetera. E io ci ho provato, è andata bene e ogni anno va meglio, anche perché appunto ci sono anche le esposizioni delle case editrici, sì, l'anno scorso sì. c'era, quindi quest'anno questo sì, è sì. proprio un trend che comunque sì, va avanti, dalla sì. prima edizione è sempre così, sì. non è mai cambiato. La base è quella, arricchisco sì. i particolari, cambiano i personaggi, beh, certo. gli artisti e il tema, perché è importantissimo calarsi nella realtà, nel momento storico, e secondo me in questo momento abbiamo bisogno di testimonianze vere, di esempi pratici, e si fanno troppe chiacchiere, troppe parole, e ci stiamo secondo me un pochino sbilanciando dalla parte della teoria. Bisogna fare, cioè dopo un certo punto smettere di chiacchierare e fare le cose, i fatti, perché poi i nostri figli o chi ci incontra non, difficilmente si ricorderanno le nostre parole, ma si ricorderanno di come ci siamo comportati, di come ci siamo mossi, di come ci siamo, che atteggiamento abbiamo usato per loro, con loro. Ecco, ecco il gesto, la testimonianza. Ecco. Il fare concreto, e poi secondo me parole e gesti è una clessidra, tu lo sai che io amo le metafore, sì, mi piace il tuo linguaggio perché tu hai la visione, sì, hai la sì, visione sì, che sì. poi appunto spieghi e metti sì. in parole, esatto, ecco. E quindi è come una clessidra, perché le parole hanno bisogno di gesti, cioè generano dei gesti. Una parola del tipo "io ti voglio bene" automaticamente genera un gesto per cui ti dimostro con i fatti che ti voglio bene, sono attenta, uso rispetto, considerazione, ti aiuto con un abbraccio, come adesso, un abbraccio nostro. Ecco, i gesti poi per essere raccontati hanno bisogno delle parole. Con cosa li racconti i gesti? Sì. Con le parole. E quindi ecco questa clessidra che si rovescia, è inscindibile secondo me parole e gesti. L'esperienza è quella che conta, la testimonianza, e quindi avremo anche degli ospiti speciali. Non lo dico adesso per non togliere la sorpresa. Ah, non lo ma posso che non dire? È... No, no, quelli che sono scritti... Ecco, sì, Annalisa Zadra, psicoterapeuta, sì, Roberto Mancini, grande filosofo, straordinario filosofo. Sì, e poi tu ovviamente, sì. E Moreno Giannattasio, scrittore sì. di testi didattici, operatore culturale. Moreno Giannattasio... non conosco, è stato assessore al comune di Castelfidardo, ecco. Ha una libreria che gestisce da svariati anni, ma lui conosce tutti i testi che vende, lui fa un corso, si occupa di scrittura creativa, lui nella sua libreria ha organizzato degli incontri per la lettura per i bambini piccoli, piccolissimi, cominciando da 3 anni, perché è importante l'ascolto, la recitazione e capire che il libro va messo, è un giocattolo misterioso da cui escono parole, storie, fantasia, e va messo, io dico, nel box, da subito, da quando i bambini, insieme all'orsacchiotto, al cagnolino o al peluche, ecco. E quindi si occupa di questo. Fa testi didattici per la scuola, realizza delle schede per aiutare gli studenti a imparare, a studiare meglio, in più corregge le bozze dei libri, quindi fa editing, fa un mucchio di cose, tante cose. È una persona preparatissima e ci conosciamo da diversi anni, quindi certo, collaboriamo tante cose di Castelfidardo. E invece la signora Annalisa Zadra? Allora, Annalisa Zadra la conosco da 32 anni.
anni, ci siamo incontrati in uno dei miei tanti percorsi di sviluppo personale, di tecniche di rilassamento, è una psicoterapeuta straordinaria e lei ci dimostrerà, ci racconterà proprio che le parole non bastano anche in un rapporto di terapia e che bisogna passare ai fatti, perché il cambiamento presuppone che tu sì sia convinto di determinate cose ma poi le metta in pratica in determinati atteggiamenti e comportamenti modificando quelli precedenti per migliorare i rapporti con gli altri a secondo gli obiettivi che uno ha, insomma. E qua leggo sul comunicato stampa: artisti ed autori che lo desiderano potranno presentare i loro progetti, le loro per le loro storie attraverso l'intervista curata dall'emittente radiofonica Coradio, che è la radio dove tu poi lavori, no? Diciamo che tu sei lì un po' come me, fai interviste, occupi, sì, ho una rubrica, degli ospiti. Ho una rubrica Quattro chiacchiere con e mi diletto a intervistare personaggi, medici, professori, casalinghe, qualsiasi genere di persone, artisti, attori, presidenti, persone con responsabilità politiche, culturali, purché abbiano qualcosa di bello, di buono da immettere nell'universo, perché la radio amplifica le notizie, non c'ha l'immagine, però amplifica le notizie, essendo una radio web, arrivano in qualsiasi angolo del mondo. Esatto, come Radio R, appunto. Ecco, diciamo che a me la radio poi tra l'altro piace tantissimo, perché veramente sì, è vero che non è l'immagine, però puoi creartela e quindi praticamente sviluppa anche la creatività. Sì, sì. Mettiamo un attimo una canzone e poi ritorniamo a parlare delle nostre cose. Bene, amici di Radio R, siamo qui in compagnia di Maria Lampa, abbiamo parlato di parole e gesti che sarà il convegno all'interno di questo evento, ormai è arrivato alla sesta edizione, di Incontriamoci tra le righe, che è veramente un evento creato da Maria Lampa. Allora, io adesso volevo leggere un attimo un po', abbiamo parlato dei relatori prima, no? Vorrei leggere gli interventi musicali, perché ci abbiamo la musica con Marco Santini, il violino, Elia Salvucci l'organetto, Elia Salvucci l'organetto, Francesco Ricci la fisarmonica, Maria Grazia Barboni chitarra e canto. Quindi insomma una festa proprio a tutti i livelli. Una festa particolare, anche perché questo Elia Salvucci, ci tengo a dirlo, è un bambino prodigio. Ha 6 anni, suona l'organetto come un professionista di 60 anni, non conosce le note musicali, è un compositore senza conoscere le note musicali. Un motivo prodigio. Sì, veramente è una roba straordinaria. Ha iniziato a suonare l'organetto quando aveva 3 anni e faceva fatica addirittura a tenerlo in braccio. È un bambino straordinario e da lì questa è la dimostrazione, con l'esperienza, la testimonianza, che se uno ha un talento, una predisposizione, va coltivata, va secondata, va sostenuta dalla famiglia, dalla scuola, dal sociale, perché come diceva prima Claudesse, ci sono delle cose innate che poi vengono dal dentro e vengono alla superficie, quindi è giusto che abbiano lo spazio, la risonanza in un pubblico esterno, e io ci tenevo a farlo conoscere a tutti i partecipanti. Certo, questo bambino. Ma vedo anche Alfonso Napolitano recitazione, quindi ci sarà anche un momento recitato di... Ci sono delle letture. Delle letture, un reading, ecco, delle letture. Sì. Delle letture, ho scelto un brano di Gramsci che mi tocca particolarmente e che è di un'attualità strepitosa, che lui ha scritto nella città futura, che lui immaginava questa città futura, ma è importante per noi che c'è un forte messaggio, e poi leggerà un'altra pagina che ho scritto io, senza sulla stessa scia, ma l'ho scritta anni fa senza che conoscessi il testo di Gramsci. E quindi quando mi sono ritrovata il testo di Gramsci tra le mani ho detto: oddio, ma com'è che la pensiamo uguale, no? È il sincronismo di Jung. Esatto. E allora ho detto: beh, leggiamo le due pagine con due cose diverse. E poi leggo: fanno da cornice alla manifestazione le opere esposte di Giuseppe Donghi, Elisabetta Lobbi, Patrizia Loconte, Alfonso Napolitano, che è anche artista visivo, Loriana Tittarelli e Francesco Trucchia. Allora, a tal proposito, no? Parliamo un po' di arte, anche perché qui siamo proprio
nel luogo ideale. Sì. L'anno scorso io ricordo che avevi creato una performance coinvolgendo tutti, ma proprio sì, tutti. Tutti i partecipanti. Sì, tutti i partecipanti, legandoci l'un l'altro con un filo, con dei fili colorati, se ricordo di lana, sì. Esatto, tanto per ritornare alla quantistica e al legame che abbiamo tutti noi senza neanche averne a volte la consapevolezza, no? Sì. Ma la performance è comunque un linguaggio di arte, dell'arte contemporanea soprattutto. Sì. Ma vogliamo dare una definizione, perché noi ne abbiamo già parlato un po' al telefono e mi piaceva riprendere con te questo discorso. Vogliamo dare una definizione di chi è artista, di chi non è, di che cosa è l'arte, di cosa intendi tu per artista, di chi può esserlo, di chi può non esserlo? Ci provi a chiarire, perché è un dibattito, ti dico, Maria, è un dibattito acceso. Sì. lo so, lo incontro tutti i giorni questo discorso e secondo me c'è una grande confusione. Io ti dico la mia idea, che nella mia testa è chiara, chiarissima, limpida e lampante, guarda lampante come me. Ci provo a spiegarlo ai nostri ascoltatori perché ritengo che sia un punto di vista interessante. Allora, per arte noi definiamo tutto e niente, invece per arte c'è qualcosa che emerge dalla massa, dal media, diciamo, e ha una genialità, una originalità, una particolarità, una specificità che io non trovo nella massa. Questo è deve avere questa caratteristica. Allora, io ci tengo a sottolineare un aspetto delle persone che si credono artisti e vogliono essere considerati artisti, e altri che sono artisti e non vengono considerati come tali. C'è tanta confusione. Sì, allora, c'è un po' di... allora, la confusione c'è sia nella scrittura, sia nel dipingere, sia nel recitare, sì, sia nel cantare, nello sport, nel cucinare, dappertutto. Allora, io dico che scrivere, tutti possono scrivere, siamo tutti degli scriventi, però uno può scrivere un romanzo, può raccontare la sua storia, la sua autobiografia, può commentare quello che crede, però è uno scrivente, può anche pubblicare e distribuire il suo libro, la sua pubblicazione, in un ambito abbastanza circoscritto, online è tutto messo in rete, sì, quindi è nazionale, però non vieni conosciuto perché non ti conoscono come nome, come fama. E c'è una differenza sostanziale tra questi autori e altri autori tipo la Mazzantini, Leopardi o la Sveva Modignani. Cioè, allora, questa gente qui ha fatto un'altra serie di studi, di allenamenti e di preparazione, per cui è arrivata delle performance, delle abilità nell'usare la penna, le parole, metterle in fila, in ordine, diverse da quello che magari scrive improvviso, racconta la sua storia e al di là delle scuole basilari non ha fatto altro, non si è allenato a sufficienza. E questo vale anche per chi... lo sport, uno può fare un giro in bicicletta, può giocare a calcetto nel suo quartiere, è diverso chi gioca a calcetto nel suo quartiere da chi va in Serie A o chi, lo sportivo della bicicletta, che va alle Olimpiadi. Quello che va alle Olimpiadi ha una preparazione, un allenamento, una costanza, una preparazione proprio professionale, una competenza acquisita. Può essere bravissimo, strabravissimo quello che gioca al calcetto e fa il giro in bicicletta del suo quartiere, ma non può mettersi alla pari di uno che va alle Olimpiadi, c'è una preparazione diversa. Lo stesso per chi recita in una compagnia teatrale della parrocchia e chi va alla Scala di Milano. Io credo che chi va alla Scala di Milano debba avere alle spalle ore e ore, anni e anni e anni di preparazione. Lo stesso per la cucina. Chi di noi non cucina? Tutti cuciniamo. Però non siamo tutti chef. Non siamo tutti chef. Oh, e allora questo, secondo me, mette a tacere tanti dubbi e tante aspettative e tanta confusione. Cioè, perché basta che uno scriva o incida un disco, incidere, vai in una sala di registrazione, paghi, riporti le canzoni, paghi il servizio e ti incidi un CD e te lo vendi come ti pare a te. È diverso da quello che va a Sanremo. È vero anche che chi incide il CD e sta nelle strade, nei borghi di periferia, può avere una talentuosità, una bravura tale
che meriterebbe di andare a Sanremo. E non sicuramente, sicuramente ci sono dei talenti, ma ce ne sono tanti anche, di cui noi poi non possiamo sapere perché, appunto, come dici tu, rimangono, ecco, isolati, no? Nel loro contesto, e quindi magari meriterebbero, come hai detto tu, di andare o a Sanremo o in altre, in altre platee, insomma, in altri teatri. Però rimane sempre il fatto che comunque lo status d'artista poi lo definisce anche tutta una serie, ecco, una serie di competenze, di valutazioni professionali, non per mi piace o non mi piace. Non basta che io di fronte a un quadro dica mi piace o non mi piace, mi emoziona o non mi emoziona. Io devo sapere dietro a quel quadro, per dire è veramente arte, che tipo di tecnica ha usato, che colori, qual è la genialità, cosa ha inventato, cosa ha messo di nuovo nell'universo mondo attraverso l'artista, quel quadro, quest'artista. Una cosa però voglio sottolineare a tutti quanti: non vorrei che adesso chi scrive un libro e va dalla casa editrice che c'ha sotto casa smetta di scrivere, o chi gioca a calcetto smetta di giocare. Ma non credo che lo faccia nessuno. La parte artistica è insita in ogni persona. Esatto, umana. La creatività è di tutti. La creatività è di tutti, ognuno le esprime come meglio crede, nell'ambiente in cui si trova a muoversi, o secondo le vicissitudini della vita che lo portano a incontrare determinati personaggi o contesti diversi, per cui si mette a dipingere piuttosto che correre in bicicletta. E questo, l'importante è che uno non rimanga dentro, non rimanga chiusa dentro quella parte artistica creativa che c'è nell'anima di ogni uomo. Quella va espressa, ecco. Che poi la facciamo vedere al quartiere o la portiamo al Louvre, vedremo. Siamo fiduciosi, osiamo, facciamo, e uno l'arte la esprime prima di tutto per la propria gioia, la propria soddisfazione, è un modo per affermare la propria personalità, per allenare le proprie abilità e per vivere meglio. Questa è la funzione dell'arte, star meglio con se stessi e poi con gli altri. Allora, se abbiamo capito chiaro questo concetto, non ci saranno più dubbi su chi è artista, chi non è artista. Chiarissimo, secondo me. Senti, quest'anno farai un'altra performance? Sì, allora qui non la dico per sorpresa, però quello che è importante è collegare tutte le persone. Quest'anno, logicamente, se l'anno scorso ho usato il filo di lana per mettere in collegamento, creando una ragnatela enorme, le 150 persone presenti, perché il tema era le parole scritte creano legami di vita. È vero che, volente o non niente, noi siamo tutti collegati, e un libro ti mette in collegamento con l'autore, anche se non avrai mai il piacere di stringergli la mano fisicamente, ti mette in collegamento con te stesso, ti metti in un collegamento con altre storie simili, e quindi siamo tutti collegati, diventa uno strumento. Quest'anno il tema è le parole e gesti, il linguaggio dell'esperienza. Faremo un gesto e posso solo anticipare che semineremo la nostra esperienza. Non vi dico il modo, no. Anche perché sennò riveli troppo, sì, e quindi sì, praticamente sì. Poi insomma sì. La sorpresa è bella quando appunto sì. Uno non sa, no? Ecco. E quindi anch'io che parteciperò a questa sì. Cosa, ecco, lasciamola così in sospeso, sì, sì, sì. E vediamo quello che succederà. Senti, mettiamo un'altra canzone e poi ci risentiamo. Ed eccoci alla terza parte del programma, ancora una mezz'ora, e grazie Maria Lampa di essere stata qui con me a tenermi compagnia. Di solito sono sola, io e il telefono, e i miei ospiti al di là del telefono. Ogni tanto mi viene a trovare qualcuno e questo mi riempie di gioia. Senti, abbiamo parlato prima di Incontriamoci tra le righe, però tu sei promotrice anche di un'altra iniziativa, del Salotto Culturale. Io sì. Vorrei un attimino approfondire un po' questa iniziativa, perché io ho partecipato l'anno scorso solamente a una serata e c'era un tema particolare, e parlane tu.
Allora, il salotto culturale è un'altra mia idea, nata 7 anni fa, siamo alla 7ª edizione, in cui mi piace confrontarmi, ed è nata l'esigenza proprio dalla radio. Io cominciavo a fare radio, le trasmissioni con Agoradio, e c'era lo speaker Renato che dall'altra parte mi faceva delle domande. Ciao Renato, lo saluto perché lo conosco. Sì, è bravissimo, e quindi mi faceva delle domande. Io ho cominciato a fare i primi passi come opinionista, diciamo così, cioè mi chiedeva il parere su determinate cose, allora io rispondevo, poi gli dicevo: sì, questa è la mia idea, ma quanto mi piacerebbe sapere come la pensano gli altri a proposito di questo argomento. E così è nata questa esigenza di confronto, cominciata anche questa per scherzo, uno non ci scommette nulla, inizia quasi per caso, e invece la cosa è piaciuta moltissimo, e quindi lì ad Ancona mi appoggio al Centro Crisalide. Attualmente prendo questa stanza e ci siamo dalle 20 alle 30 persone ogni volta, sempre diverse, qualcuno affezionato che non manca mai un appuntamento. Scegliamo un argomento e poi ci confrontiamo su quell'argomento. Quello che io ritengo abbia valore in questo salotto è la semplicità, la schiettezza con cui uno parla, e secondo me è educazione civica, nel senso che siamo abituati a vedere televisivamente dei salotti deleteri, mi permetto di dirle, mi assumo la responsabilità di ciò che dico, in cui si prevaricano, si offendono uno litigano, con l'altro, litigano, urlano, parlano a bambera di argomenti di cui non sono neanche preparati a volte, cioè una cosa, litigano, non c'è, addirittura parla uno, parlano in tre insieme, si sovrastano le voci. Ecco, lì al salotto è una cosa molto amichevole, tranquilla, però quando parla uno quella persona viene ascoltata, e non è detto che gli altri abbiano la stessa idea, per carità, però viene rispettata. Quindi uno impara ad ascoltare, impara a parlare, a esporre la propria idea in un contesto di persone che alcune le conosce, altre no, e impara a farsi ascoltare, che è una cosa, sembra banale, ma non è banale. Oggi abbiamo bisogno di essere ascoltati tutti quanti, non ci sono i contesti per essere ascoltati, se non per le informazioni basilari, nel lavoro e anche in famiglia, a volte ci sono quei dialoghi scarniti che si occupano solo dell'organizzazione, magari della giornata, di come è andata, e difficilmente ci si confronta su un tema: ma tu cosa ne pensi rispetto a questa cosa o quell'altra? Ecco, lì diventa un ambiente, si crea un ambiente favorevole, in modo che nessuno aveva soggezione, uno tranquillo, e abbiamo chi può partecipare. Tutti. Abbiamo delle casalinghe, delle pensionate, dei ragazzi 25enni, delle persone 70enni, dei docenti universitari, ci sono dei medici che partecipano, ci sono degli artisti, ci sono dei metalmeccanici, ci sono di tutti. Sì, però volevo mettere in chiaro una cosa, che nessuno sta in cattedra. Cioè, non esiste. Io coordino il lavoro, nel senso che Do l'input, scelgo l'argomento in base anche ai suggerimenti che mi vengono proposti, quindi è tutto un discorso alla pari, non esiste chi arriva prima, chi arriva secondo, o che ci sia una graduatoria, no, esiste che io coordino il lavoro, perché ci vuole qualcuno che, un moderatore, ecco, il moderatore, ma siamo tutti alla pari e ognuno esprime il suo parere, e questo è molto interessante. Entri in quella stanza con un'idea sull'argomento, che in genere quelli che frequentano, vengono informati e avvisati 2 o 3 giorni prima dell'argomento prescelto, quindi già hanno fatto girare nel loro cervello. È un allenamento, no? Ecco. Diciamo che è un allenamento anche al pensiero, sì, e a pensare, no? Degli argomenti che a volte noi non ci facciamo caso, ma li abbiamo sempre sulla nostra bocca, no? Cioè, sono delle cose magari molto semplici, però a cui non diamo abbastanza valore, e quindi questi tuoi input servono proprio a cercare, sì, di ragionare e ad estrapolare il vero significato di quello che può essere quella frase, quella parola, quella anche frase detta, ridetta, sì. Anche stereotipi a volte, oppure frasi proprio banali. E io mi ricordo che tempo fa mi avevi mandato una mail appunto con
il titolo di un tema che era, se non ricordo male, il punto di vista. Sì. Ecco, che io l'abbiamo trattato la settimana scorsa. Ecco, hai visto, il punto di vista per me era la prospettiva centrale, Brunelleschi. Hai capito? Punto di vista. Io quando ho letto così mi sono vista Brunelleschi che stava lì a fare la sua tavoletta di legno con il chiodo, no? A fare la linea di terra. Ecco, il punto di vista centrale è questo e confluiscono tutte le linee per tracciare la pavimentazione. Si vede che sei molto assorbita dall'arte. Brunelleschi ha detto niente. Comunque, ecco, il punto di vista, ecco, il fatto è che le persone entrano con un'idea e vanno a casa con 30 idee. Alcune sfumature simili, no? Alcune idee molto vicine tra loro, altre proprio sono una distante dall'altra e vanno a parare chissà dove, perché il punto di vista, ho detto, cos'è che vi è venuto in mente pensando al punto di vista? E cosa è successo, se puoi... Sì, allora, per esempio, qualcuno mi ha detto, a me, quando ho letto le mail che il tema era il punto di vista, ho pensato al faro di Alessandria, che ha un punto di vista enorme e che è il punto di vista, il riferimento per tanta gente, naviganti, che arrivano, tu pensa, no? E qualcuno dice il punto di vista, io ho pensato subito che il mio punto di vista difficilmente lo cedo, lo cambio, anche altri mi dimostrano che le cose sono diverse, possono avere altre sfumature, faccio fatica a cambiare il mio punto di vista. Ah, vedi? Ecco, quindi ognuno, in base alla propria esperienza, ha tirato fuori la sua idea. A me è venuta fuori una roba interessantissima, veramente interessantissima. No, anche perché, come hai detto tu all'inizio, ci sono persone che ascoltano e anche se non sono d'accordo, poi dicono la loro, rispondono, ma sempre in maniera molto corretta, sì, sì, e veramente civile. Sì, sì, sì. Quindi questo è un altro appuntamento da non perdere, anche e soprattutto per gli amici che stanno nelle vicinanze di Ancona, per tutti, aperta a tutti. E puoi ricordare gli incontri sono quindicinali, il primo e il terzo lunedì del mese di ogni mese. Abbiamo cominciato a ottobre e facciamo dicembre, quindi ottobre abbiamo fatto il 6 e poi il 20, poi avremo 3 novembre, 17 novembre, 1 dicembre, 15 dicembre, poi parte la seconda parte a gennaio, cominceremo dal terzo lunedì perché il secondo cade a ridosso delle feste e ancora la gente è un po' frastornata, e quindi ricominciamo fino a fine maggio, quindi sono svariati incontri, tutti con argomenti completamente diversi ovviamente. Sì. E nascono amicizie, nascono anche delle collaborazioni, perché lì ti trovi l'architetto insieme all'artista e magari si trovano a parlare insieme, ah, tu fai questo lavoro, tu fai questo, sai, mi servirebbe, vorrei sapere la tua idea rispetto a una roba inerente al proprio lavoro, per dire, no? Quindi sono nate delle amicizie, delle collaborazioni interessantissime. Ecco, veramente. Quindi un punto d'incontro molto importante e interessante. Sì, ecco, sì. Maria Lampa, cultura di vita. Maria... non solo quella scolastica. Maria Lampa è tutto questo, ma fai anche altre cose e ne parliamo subito dopo una breve pubblicità. Eccoci qua, l'ultima parte, mancano 10 minuti, pensa. È volato il tempo. Sì, abbiamo detto molte cose. Sì. Poi alla fine ripeteremo l'appuntamento, però adesso in questi ultimi minuti io volevo sapere da te, siccome fai anche altre cose, per esempio presenti libri, presenti mostre, organizzi gite, cosa è successo negli ultimi periodi, perché è un anno che non ci vediamo, quindi troppe cose sono, no, almeno un paio di quelle che ti hanno dato tanta soddisfazione da essere ricordate, insomma, una mostra, un libro. Allora, dall'anno scorso a quest'anno tante cose, comunque ho presentato, mi pare, 3 mostre di quadri. Allora, io non sono una critica d'arte, non me ne intendo, posso semplicemente dire se un quadro mi emoziona o non mi emoziona, io non mi curo di quella parte lì, di solito ci sono gli esperti che parlano del tratto, della linea, del disegno, del colore o del pensiero eccetera. Io invece amo usare
questi quadri che vengono esposti ogni volta per il messaggio che contengono, che io ci leggo, e quindi secondo me ogni quadro diventa uno strumento di vita da cui prendere spunto un pensiero, una riflessione. Quindi io mi prendo cura di quelle cose lì, e solitamente le persone si meravigliano, vanno a rivedere, rifanno il giro della mostra e dicono grazie per i suggerimenti che mi hai dato, partendo da un disegno, da un libro. E dai libri, le presentazioni librarie ne ho fatte parecchie, tantissime, tanti autori che mi cercano, vorrei essere presentata da te, eccetera, leggere tutti questi volumi, prepararmi, eccetera, però insomma, solitamente poi mi intrigano quelli che mi piacciono particolarmente, mi ci butto a capofitto, perché ogni libro è uno strumento di comunicazione da cui possiamo imparare qualcosa. Può essere anche una storia banale in sé per sé, ma la banalità fa parte della normalità e della quotidianità. Può essere una storia intrigante e allora faremo una riflessione sul fatto che ci complichiamo la vita tutti i giorni. Però comunque deve prendersi la storia, emozionarti, deve essere interessante. Anche fosse una storia banale, comunque anche la scrittura il senso anche che poi da questo risvolto letterario, insomma, alla fine deve comunque emozionarti. Chi sono gli autori? Se possiamo sapere. L'altro giorno. Lo so che è brutto, no? Perché dopo magari ne dimentichi qualcuno. Comunque vi posso raccontare e sottolineare l'ultima presentazione dell'altro ieri di sabato di Lucilla Pavoni, che è un'artista. Nello scrivere, scrive in maniera poetica cose che di poesia avrebbero ben poco nella vita dei campagni di 60 anni fa. Con tutte le fatiche, con tutte le difficoltà, con tutte i soprusi che esistevano, con tutta la povertà che esisteva, la mancanza di cultura, quella scolastica, perché c'era sempre il discorso del tramandare, del rispetto della persona anziana, che la si considerava l'enciclopedia, la persona anziana era considerata una biblioteca intera, perché andiamo dal nonno, sentiamo il nonno cosa dice. Ecco, però lei lo racconta in una maniera talmente poetica che è stata incredibile. Poi nella presentazione dei libri non c'è solo il commento o la testimonianza dell'autore, in genere si creano dei momenti magici, e l'altro giorno si è creato un momento magico perché avevamo a suonare, a intrattenere, a fare gli intervalli musicali gli pistacoppi. Pistacoppi di Macerata vestiti come l'Ottocento, e hanno ballato il saltarello, ci hanno cantato le stornellate, eccetera, ci hanno rallegrato, ci hanno riportato a quel mondo di una volta, con la sua dignità, con la sua bellezza, nonostante la povertà, le sofferenze, la guerra e quello che può essere stato. E poi, e per finire, c'è stato un momento conviviale eccellente, perché anche la coreografia vuole la sua parte, quindi sono state tirate fuori le tovaglie di una volta tessute a mano con il fuso e tessute nelle stalle, il telaio che ci avevano i contadini, con i sughetti fatti con il mosto di uva di questo periodo, con che le ciambelle vanno sempre, le ciambelle di mosto, le cacciotte in latte di capra, cioè con tutto, le frittatine come si usava una volta, quelle che si facevano raramente, perché la frittata era considerata un piatto prelibato, un piatto ricco, e si privilegiavano le verdure scondite o quasi, ecco, per mentalità, non perché non avessero la possibilità, perché avevano tante galline e tante uova, ma le uova servivano per pagare quel tot al mese al padrone, al fattore, oppure per darla al venditore ambulante, e si faceva lo scambio, il baratto, vendevano le uova per comprare il sale e lo zucchero, che quello non lo potevano produrre dal campo. Ecco, tempi. Quindi la scenografia era fatta anche con i vestiti di una volta, e i rotoli di panno tessuti, le tovaglie di una volta, cioè veramente sulla tavola erano state messe tante foglie quasi secche, diciamo autunnali, marroni dell'ippocastano, le castagne, castagne sparse, le noccioline, cioè era una coreografia meravigliosa, e tutti, ecco, parole e gesti, ritorniamo a Bomba. Ritorniamo, sì. Ecco, le parole e gesti, cioè non bastavano le parole a raccontarlo,
la gente che è venuta là, eravamo più di 70 persone che sono venute a questa presentazione a Passo di Treia e hanno vissuto per un attimo la tavola di quella volta, hanno risentiti i sapori, quindi era saperi e sapori. Sapere e sapore. Esatto, è stata un'esperienza molto quindi bella. Secondo te, le ultime battute, perché abbiamo 5 minuti, ma è importante comunque questa rivisitazione del passato? Sì. Anche per... Sì. E guarda caso, noi le abbiamo nel DNA, indipendentemente che possiamo essere vissuti in un appartamento con il riscaldamento e il bagno incorporato, i nostri figli hanno tutte queste agevolazioni, noi siamo venuti dalla campagna, perché anch'io ho abitato in campagna dove non c'era né il bagno, non c'erano riscaldamenti, c'era soltanto il focolare, lo scaldino e il prete, per chi se lo ricorda. Prete, sì, me lo ricordo anch'io, nonna. Letto. Ecco, il freddo era micidiale. Quando venivo giù a Natale c'era nonna. Il bagno si faceva nella tirozza e non c'erano tante cose. È importante perché, indipendentemente che l'abbiamo vissuto o non vissuto, è nel nostro DNA che viene tramandato. E se non conosciamo le origini e non onoriamo le origini nel senso del rispetto, nel senso di inchinarsi di fronte a queste origini, difficilmente possiamo amare noi stessi e possiamo proiettarci verso un futuro. È come se ci mancasse un pezzo di noi, e questo è importantissimo. Ecco, già queste parole, le presentazioni dei libri che organizzo io, dove mi chiamano a fare testimonianza, a raccontare un po', in genere creo l'ambiente, perlomeno porto oggetti o musiche, un qualcosa perché la persona possa entrare in quella atmosfera raccontata e vivere determinate emozioni. Quindi diventa un evento, sì, a tutti gli effetti, non è solamente una presentazione con un reading dove appunto l'autrice magari legge qualche pagina, lì quello è il minimo, cioè un evento creato attorno, ma da chi viene patrocinato questo, dal comune oppure dalla libreria, come funziona? Allora, ogni presentazione... No, perché è una cosa grossa, cioè mi stai raccontando di coinvolgimenti. Allora, il primo che si mette in prima fila è l'autore che organizza, chiede. A volte si possono avere i patrocini degli assessorati o l'utilizzo di sale degli assessorati, di circoli culturali, di biblioteche, di librerie, di associazioni, cioè il libro può essere presentato ovunque e dovunque, purché si è spiegato l'argomento e se si trova l'ambiente adatto. Ecco, idoneo, sì, infatti mi chiedevo questo, siccome appunto crei degli eventi in una libreria, probabilmente magari manca lo spazio per allestire una certa coreografia, una certa scenografia. Si fa dell'altro, mai dare limiti alla creatività. Ecco. Basta portarlo un rotolo di panno e una camiciola di 60 anni fa e metterla insieme ai libri in vendita e tu hai il tocco di quello che poteva essere 60 anni fa, c'era... hai la tridimensionalità di quello che, di cui parli. C'era una canzone che diceva basta poco che ce vo, ecco, esatto. Quindi lo stesso. Allora, ricordiamo un attimo, incontriamoci tra le righe, che si svolgerà domenica 19 ottobre a Castelfidardo presso il Class Hotel, dove parteciperanno tutti. Cioè è aperto a tutti. Mi sono espressa male in quest'ultimo momento, dopo un'ora e mezza adesso sono andata in confusione. Ecco, allora, ognuno può venire la mattina e poi andare via, venire il pomeriggio e andare via, seguire sia la mattina che il pomeriggio, può rimanere a pranzo prenotando direttamente a me. E diciamo il numero di telefono, perché il ristorante fa da mangiare solo per noi con il menù che abbiamo fissato con Corrado. Posso dare il numero di telefono? Sì. 335 83 74 212, ripeto 335 83 74 212, altrimenti c'è la mail info@marialampa.it e se no c'è Facebook Maria Lampa, mi trovate Facebook, e quindi trovate. Potete chiedere informazioni, chiamarvi, messaggiarmi, eccetera. Ci avete tempo perché oggi è martedì, quindi praticamente le ultime battute. Esatto, e inizia alle 9:30. Sì, il convegno inizia alle 9:30. Avremo delle emittenti televisive che riprenderanno, avremo emittenti radiofoniche che riprenderanno come Agoradio e trasmettono in streaming tutta l'intera manifestazione, potete quindi seguirla dal sito di agoradio.it e ci saranno un sacco di ospiti speciali che troverete lì assolutamente.
sorprese, non sono scritti sul Deplian, non sono scritti sulla brochure, sui manifesti. Oltre a quelli che noi abbiamo già nominato. Esatto. Bene, bene, Maria, ti ringrazio veramente tanto per essere stata qui con noi a Radio R. Noi ci vediamo domenica, ovviamente, perché alla mattina io rimarrò solamente qualche ora alla mattina per il convegno, e noi ci rivedremo comunque, spero presto, se hai altre iniziative, e soprattutto comunque anche l'anno prossimo, quando rifarai ecco questa cosa, appuntamento. Ecco l'appuntamento con l'arte con Maria Lampa. Bene amici, per oggi è tutto, io vi ringrazio per averci ascoltato, per averci seguito, e come vi dico sempre, ci vediamo martedì prossimo. Ciao, vi voglio bene. Nicla e l'arte vi danno appuntamento a martedì prossimo, ore 15:45.